Gallarate Soresina è sfida tra due squadre ruspanti, non solo per il Gallo, simbolo di entrambe le squadre, ma anche per una stagione storica sia nel Varesotto che nel Cremasco. Sassi per la prima volta in pool promozione, Castellani terzo in stagione regolare da neopromosso. Amici di Ubisport, buonasera da parte di Paolo Zerbi da Gallarate. Tra pochi istanti vi trasmetteremo la sfida tra Basketball Gallaratese e Gilbertina Soresina.
Due squadre, come vi dicevamo proprio in sede di presentazione, sorprese, e in particolare che hanno un po' scritto la storia recente di entrambe le compagini. Da una parte una Gallaratese che per la prima volta nella sua storia affronta la pool promozione in C-Gold, dall'altra parte una Gilbertina Soresina che con tanti nomi eccellenti ha conquistato appunto il terzo posto a Est, che vuol dire una delle teste di serie, in attesa di misurarsi con le formazioni del girone ovest. Andiamo con i quintetti, cominciando con il quintetto di Gallarate. Gallarate parte con Hidalgo, Calzavara, Fogato, Fedrigo e Moraghi. Ovviamente il coach è Federico Sassi. Dall'altra parte Paolo Castellani risponde con Massari, Rolgic, Del Sorbo, Maghetti e come centro Cazzaniga. Una formazione, quella di Soresina, che ha nelle sue file anche il talento sotto canestro di Roberto Chiacici, il talento e l'esperienza che non mancano certo a Roberto Cazzaniga, ma che insomma con Chiaggione abbiamo sognato un pochino tutti alle Olimpiadi di Atene, quando era il 2004, ovvero 15 anni fa, di conquistare uno storico oro olimpico. Arrivò un argento olimpico perdendo in finale contro l'Argentina, ma negli occhi di tutti resta chiaramente la semifinale vinta con le triple di Galanda, Basile, Pozzecco, ma anche con i punti di Cazzani, di Chiacic. Ognuno mise il suo mattoncino. Oggi Chiacic non c'è, un stiramento di un mesetto fa, insomma un po' lunghi i tempi di recupero, un po' l'età che si fa sentire, ma tant'è, sarà componente importante comunque per la finale di stagione per Soresina. Dall'altra parte l'assenza importante di Niccolò Croci, ricorderete l'espulsione nella partita contro Gazzada, una partita da volemo sebbene solo sulla carta, solo in fase di presentazione, poi invece in realtà sul parquet tante botte sportive, e Croci venne espulso con i direttori di gara che hanno sanzionato ulteriormente l'espulsione di Croci, appunto con due giornate di squalifica, che vuol dire nessuna possibilità di tramutare la squalifica in multa, e quindi sostanzialmente il buon Niccolò è giù nella prima fila della palestra di Gallarate, guardando la partita sostanzialmente di fianco al presidente Valentino, ieri nostro ospite e più che mai protagonista nel nostro salotto di BP Basket Club C-Gold. Pronti per la palla 2, saltano ovviamente Moraghi e Cazzaniga. Cazzaniga, conosciutissimo volto del Varesotto, aveva giocato chiaramente, aveva iniziato la sua carriera con la maglia della Pallacanestro Varese. Subito un pallone sotto per Del Sorbo, bellissimo il taglio, Cazzaniga che folge sostanzialmente da playmaker raggiunto nella prima azione, di fatto il primo canestro subito alla prima azione di Gilbertina Soresina, il primo vantaggio. D'altra parte Calzavara un pochino timido nell'occasione, non prende neanche il ferro, e dall'altra parte è subito Magheta a trovare il taglio vincente, avvicinamento a canestro che vale altri due punti per la formazione maglia giallo-verde. Subito 4-0 di parziale, e ora Gallarate è chiamata a rispondere con la tripla di Fedrigo. Comincia nel migliore dei modi il numero 18 di Gallarate con la maglia bianco-blu. Nelle ultime partite non era stato un fattore nel tiro da tre punti, invece comincia subito con il piglio giusto, l'ala grande di Federico Sassi. D'altra parte il primo tiro preso da Cazzaniga, Moraghi va in pressione, sostanzialmente complica un po' il tiro del numero 6, subito Hidalgo prova a entrare nel match, il ferro sputa fuori il tentativo del playmaker del folletto di Gallarate. Attenzione intanto dall'altra parte, eccolo qua, tutto il talento di Luca Rogic.
primi due punti per il numero 4, Luca Viaggia, 18.5 punti di media partita, sostanzialmente il fattore in casa Gilbertina Soresina, uno dei migliori marcatori. Brutta palla persa di Calzavara che non riesce a trovare Moraghi, due giocatori avete visto peraltro molto scoraggiati in dopo il pallone perso. Dall'altra parte il tentativo di Del Sorbo da tre punti, prende il ferro e poi la parte alta del tabellone dove adesso vedete segnato 24, ora 23, ora 22, e quindi gli arbitri fischiano un'infrazione, sostanzialmente consegnano il pallone nuovamente nelle mani di Gallarate. Hidalgo sfrutta il blocco di Moraghi per andare in avvicinamento a canestro, poi ritrova il suo centro Moraghi, forse un colpo sull'avambraccio del numero 19, poi lotta Federico ancora con il possesso del pallone. Il uno dei due arbitri opta per la palla contesa, la freccia premia Gallarate visto che la prima contesa era stata sostanzialmente vinta da Cazzaniga, e quindi resta in attacco la formazione di Federico Sassi. Moraghi torna ovviamente con il pallone nelle mani di Hidalgo. Calzavara, Ferruccio chiama il fatto, chiama il l'avvicinamento della fine dei 24 secondi. Dall'altra parte Calzavara cade, prende forse un colpo in testa, quando però il direttore di gara avevano già fischiato l'infrazione dei passi del numero 12, quindi di fatto la seconda palla persa consecutiva, anche se nel mezzo c'era stato il tiro di Moraghi non andato a buon fine. Stanno prestando le cure del caso a Calzavara che ha preso un colpo evidentemente non così fortuito, esce anche sangue dalla testa del numero 12, un po' di apprensione ovviamente nella panchina di Gallarate, prova a cercare di capire cosa sia effettivamente successo e soprattutto se potrà continuare poi il numero 12, una delle bocche da fuoco della formazione di Gallarate. Ricordiamo che la formazione padrona di casa sostanzialmente punta tutto quasi sulla verve di Quiros Hidalgo, più di 16 punti di media partita per il numero 7, poi alle Moraghi spesso e volentieri in doppia doppia. Tanto Calzavara prende la strada degli spogliatoi ovviamente per le cure del caso, gli auguriamo di tornare già durante questa partita sul parquet, perché ovviamente Gallarate ha bisogno del talento del numero 12 del classe 1998. Nel frattempo è entrato in campo Luca Battilana al suo posto, dall'altra parte Capitan Massari cerca Rolgic sulla via degli esterni. Del Sorbo sempre fuori dalla linea dei tre punti, palla dentro per Cazzaniga, ancora fuori per Rolgic, ben marcato da Federico, chiede un fallo il numero 4 che non c'è. Guardate, va Fogato che ha recuperato il pallone, ora Hidalgo, un palleggio strano per il numero 7, la palla torna però sotto i polpastrelli di Fogato che trova benissimo Ale Moraghi, la soluzione vicino a canestro, chiedendo anche il fallo, il direttore di gara non è dello stesso avviso, tant'è, due punti per il numero 19, Gallarate che torna a meno 1. Massari nuovamente in cabina di regia cercando Maghet, Del Sorbo ben chiuso da Battilana, forse anche una spinta da parte del numero 5 proprio su Battilana. Rogic dovrà andare da solo visto che mancano soltanto 3 secondi in avvicinamento, gran canestro del numero 4 e Soresina che ritrova 3 punti di vantaggio, un possesso pieno per la formazione della provincia di Cremona. Allora attacca nuovamente invece Gallarate sempre per vie esterne, Hidalgo cerca Federico che va da solo, il tabellone e il ferro non aiutano il numero 18, il rimbalzone premia Soresina, diciamo terza forza del campionato a est, fatto dietro Piadena irraggiungibile e dietro anche Pizzighettone, oggi impegnata alle 9 di sera contro Milano 3 nell'altro match che vi trasmetteremo sulla nostra pagina Facebook. Dall'altra parte Fogato prova il tentativo da tre punti,
non va a buon fine il tentativo di pareggio da parte del numero 11, allora può ancora attaccare Soresina. Del Sorbo non ci pensa due volte, tripla mandata a bersaglio con tanto di dedica a un tifoso in particolare giunto da proprio da Soresina. Più 6 per Soresina, ma pronta la replica di Dalgo dall'altra parte. 11-8, partono bene le squadre con i tentativi da tre punti. Mani calde in questo primo quarto e Gallarate che cerca di rimanere aggrappata alla partita. Del Sorbo ancora cerca Rolgic, sempre sugli esterni Soresina. Focato non riesce a rompere il blocco di Cazzaniga, si accusa subito del fallo, primo fallo, ricordiamo oggi già rotazioni molto corte per Federico Sassi, che appunto non può contare su Niccolò Croci, ora ha l'infortunio alla testa di Calzavara, sostanzialmente viene da dire non ci voleva proprio oggi, questo appunto già i problemi legati all'assenza del profeta Isaia Croci. Rogic trova un canestro incredibile praticamente da fermo, un passo indietro alla linea dei tre punti. 14-8, terzo tentativo da tre punti mandato bersaglio a Soresina, che scappa nuovamente dall'altra parte, fallo in attacco di Federico, un blocco in movimento da parte del numero 18, primo fallo del lungo di Gallarate. E allora Soresina che può provare fin da subito ad allungare, ha già messo ampiamente la testa avanti la formazione giallo-verde. Del Sorbo cerca Rogic, ancora in da solo, ritorna però nelle mani della sua guardia titolare. Del Sorbo va con un jumper che non trova neanche il ferro, era un tentativo impossibile. Subito dall'altra parte Battilana, Del Sorbo porca la conclusione del numero 3, mette pressione sostanzialmente al terzo tempo di Battilana che non trova il fondo della retina. Allora ancora Massari per Del Sorbo, stessa situazione di prima, il ferro stavolta sputa fuori il tentativo del numero 5, poi il fallo di Maghet su Quiros Hidalgo, spegnendo fin da subito quindi il tentativo di transizione di fatto di Gallarate, che però può avere ancora il pallone sotto i polpastrelli proprio del numero 7, che ripassa nelle mani di Federico. Federico torna ancora da Hidalgo, sfogato, poi cerca Battilana, la finta del numero 3, poi Moraghi pochino tentato con il tentativo a tre punti, in realtà torna da Hidalgo, sporcato il pallone, gli arbitri dicono anche con un tocco sul braccio del numero 3, scusate, di Hidalgo, del numero 7, e Maghe cade nel secondo fallo. Dall'altra parte però il cambio del coach di Soresina porta l'uscita di Capitan Massari, dentro Tolasi. Hidalgo ancora sull'attacco di Gallarate per provare a rintuzzare lo svantaggio che vede la formazione di casa sotto di 6 punti. Hidalgo è partito con il piglio giusto, il canestro in avvicinamento lasciando andare la palla verso l'alto, il pallone che si spegne sul fondo della retina. Ora serve un po' di difesa anche dalla formazione di Gallarate, Rogic però ha altre idee, sostanzialmente batte sul primo passo Fogato, nessun aiuto di lì che si lamentava il numero 11 di Gallarate. Canestro semplice per il numero 4 in maglia giallo-verde, già 7 punti. Dall'altra parte Fogato non riesce nella replica con il jumper, allora Soresina vanta sempre 6 punti di vantaggio e più in generale una tranquillità nel gestire il pallone, soprattutto perché trova canestri facili in avvicinamento a canestro. Federico Sassi aveva chiamato time out, il tavolo non ci sente, un po' di distrazione, anche Ferruccio Pozzati si arrabbia un po' con il proprio con il tavolo, aveva necessità appunto di questo minuto visto che Gallarate fa un po' fatica a trovare la via del canestro, anche in questo caso un tentativo vicino alla sirena dei 24 secondi con Federico che non trova il canestro. D'altra parte una persa di Soresina, finalmente
arriva il time out di Gallarate, il canestro in precedenza di Rolgic in realtà era valso il nono punto per il talento di Casa Soresina. Luca Rolgic, che appunto come dicevamo viaggia a 18.5 punti di media partita, la sua miglior partita racconta di 38 punti segnati in stagione, oggi sono già 9 con 4 tentativi e nessun errore, per la precisione una tripla e 3 tentativi da 2 punti mandati a bersaglio per quello che è il miglior marcatore per distacco parte di Soresina. Soresina che ha aggiunto anche un certo Emilio Banic, lui che giocava nei Balcani prima di sbarcare a Milano, fare un po' la fortuna della Palmilano, anche se in realtà la formazione di Romano Pediti proprio senza il suo leader offensivo ora sta perdendo ad opera 55-46. Banic è stata aggiunta importante proprio da parte della formazione di Soresina, aveva giocato l'ultima partita di stagione regolare con 6 punti segnati, ci hanno raccontato di praticamente nessun allenamento in settimana, un po' di problemi personali, lo vedete anche spesso e volentieri con il un asciugamano al collo in panchina. Vedremo se poi sarà della partita o meno. Brutta palla persa intanto di Gallarate, proprio in uscita dal time out, non il miglior modo per uscire dopo il minuto da parte di coach Federico Sassi. Allora Soresina potrebbe andare addirittura per la doppia cifra di vantaggio. Arriva un tocco proprio di Gallarate, resterà in attacco quindi Soresina con il punteggio che dice 18-10 in favore della formazione ospite. Rimessa da rifare sotto canestro proprio per Soresina, se ne incaricherà Tolasi, mentre intanto è entrato anche Knezevic sul parquet. Si cerca ovviamente Rogic che non ci pensa due volte, prova il tentativo, primo errore dal campo per il numero 4, ma di fatto una rimessa alla Cesca Mosca, di fatto trovando subito la soluzione. Dall'altra parte, se Rolgic è in partita lo è anche Hidalgo, 7 punti per il talento con la maglia numero 7 proprio sulla schiena, più di 16 punti a partita per Hidalgo, arrivato anche lui a stagione in corso. D'altra parte però Soresina trova punti facili attaccando il ferro, non è la prima volta, naturalmente eccezione fatta per Del Sorbo per un paio di tentativi di Rolgic. Di fatto Soresina cerca sempre la soluzione vicino canestro, stessa soluzione trovata adesso da Ale Moraghi che non trova però il fondo della retina, il rimbalzone di Del Sorbo, attacca nuovamente Tolasi in palleggio. Soresina che pesca anche molto dalla panchina, già due cambi di fatto per la formazione ospite. Rolgic sbaglia anche il suo secondo tentativo con una tripla che trova soltanto il ferro. Hidalgo attacca nuovamente, entrambe le squadre hanno falli da spendere, un buon fallo di fatto per Soresina sul tentativo del numero 7 di avvicinamento a canestro. E ora il coach richiama proprio Rolgic in panchina. Ciardiello, che lui è entrato proprio ora sul parquet. Hidalgo si potrebbe andare quasi per un tiro, discrepanza di poco più di 2 secondi, fate 3. Ciardiello però ha altre idee, anche perché Moraghi è presenza a rimbalzo, chiede un fallo proprio sul tentativo di rimbalzo del numero 19. Dall'altra parte Soresina prova con il jumper in avvicinamento, Moraghi torna in difesa e riconquista il pallone, poi guarda male uno dei due arbitri, gli consegna il pallone dicendogli potresti anche fischiarmi qualcosina. Gli arbitri però non ci sentono. Si chiude il primo quarto con il punteggio di 20-12 da una parte, i 9 di Rolgic ma anche i 5 di Del Sorbo e 4 di Cazzaniga, dall'altra parte i 7 di Hidalgo e poco altro, 3 di Federico, 2 di Moraghi. Qui
quindi si spiega il meno 8 da parte di Gallarate. Prendiamo un piccolo break soltanto in termini di voce, restiamo collegati con le immagini, poi torneremo a raccontarvi il secondo quarto di questa partita. Amici di Baby Sport, bentornati dalla palestra di Gallarate. Stiamo trasmettendo la prima partita della pool promozione, la sfida tra la Safco Gallarate e Gilbertina Soresina. Al momento sono avanti gli ospiti, la formazione cremasca, 20-12 il punteggio per i ragazzi di Paolo Castellani. Di fatto attaccando facilmente il ferro e trovando punti facili hanno indirizzato la partita, con Gallarate che ha perso fin da subito Calzavara. Ancora una volta il tentativo in avvicinamento a canestro, Federico costretto al fallo su Knezevic, pescato troppo facilmente ancora una volta vicino a canestro. Il numero 19 ha avuto il tempo di controllare, fare una finta e di fatto poi far saltare Federico, che è riuscito quantomeno a evitare il canestro del numero 19. Non il fallo però. Allora Knezevic ha due tentativi a cronometro fermo, quando sono passati soltanto 16 secondi nel secondo quarto. 1-2, ma rimbalza in attacco di Cazzaniega, che pensa subito a servire Knezevic, poi il tentativo, la soluzione fuori dalla linea dei tre punti, Rappoccio, che lui è entrato a partita in corso, trova ancora una volta Knezevic. Gli arbitri fischiano l'infrazione di passi, probabilmente c'era anche una smanacciata involontaria da parte di Ale Moraghi, uno dei due coach di Soresina, però se la prende più col suo giocatore, che dice: "Ma ha dato una manata". Hidalgo lotta, prova a contendere il rimbalzo, ma la palla fuori, di fatto premia Soresina. Ora esce Moraghi, entra Giacomo Bellotti, il numero 6, mentre non si rivede più in panchina Calzavara. Assenza pesante per Gallarate, se non dovesse rientrare più sul parquet, visto che appunto, come avevamo detto, Federico Sassi non può contare neanche su Nicolò Croci. Ora Cazzaniga, lontano da canestro, ben marcato da Federico, però il giro e tiro del lunghissimo di Cremona, ex anche pallacanestro Varese, ex anche Legnano, ex Juve Cremona, ex tantissime squadre, visto che a 41 anni è ancora un fattore, ma di fatto ha vestito tante maglie. Brelle, bravissimo e importantissima la presenza di Bellotti proprio sotto canestro. È uscito Cazzaniga a contestare il tiro da tre punti di Ciardiello, e allora Gallarate cerca di rimanere in partita. La zona proprio di Gallarate, Rappoggio trova solo il ferro, Bellotti sentenza a rimbalzo anche sotto il proprio tabellone, prova a spingere Fogato, non è una bella idea. Gilbertina sporca il pallone, allora può nuovamente tornare dall'altra parte del parquet. Rappoggio per via esterna del Sorbo, trova facilissimo il numero 3 pala, solo ferro appunto per l'esterno di Soresina. Hidalgo passa nelle mani di Fogato, ancora Hidalgo per Ciardiello,
La tripla del capitano. Si sblocca Luca Ciardiello con la specialità della casa. Fate 3. Fate meno 6 per Gallarate, che come vedete si mette subito a zona, non riuscendo a trovare soluzioni. Bravo Ciardiello a sporcare il pallone di Rappocci. Dalgo può spingere attaccando il pitturato. Rappoccio chiude bene sul numero 7. Allora si ripassa da fuori. Fogato prova la vicinanza a canestro. Brutto il pallone per Bellotti, praticamente impossibile da controllare quel pallone per un lungo come Bellotti. Del Sorbo cerca Cazzaniga, troppo facile per Knezevic. Ora un tentativo andato a buon fine in rovesciato questa volta da parte del numero 19. È disarmante la facilità con cui Soresina riesce a trovare canestri a un centimetro dal canestro. D'altra parte tanta fatica, ma tanta precisione per Luca Ciardiello. Altra tripla del capitano. Due canestri in fila dalla lunga distanza per Luca Ciardiello. Gallarate resta a contatto, meno 5 per la formazione di casa. E allora Soresina costretta a chiamare il time out per fermare la verve soprattutto del numero 13 di Gallarate, che di fatto praticamente da solo sta provando a tenere aggrappata la partita la Safco. Presa non semplice, visto che, come vi dicevamo, Soresina trova spesso e volentieri canestri facili nel attaccando il pitturato, ma soprattutto trovando tagli vincenti proprio verso canestro. I canestri in avvicinamento al ferro, attaccando proprio il ferro, sembrano essere un marchio di fabbrica di Soresina. Con Cazzaninga che spesso e volentieri funge da playmaker aggiunto. Scusate, già 6 punti per il numero 6 di Soresina. Manca un paio di passaggi mandati a buon fine. Allora Soresina rimanda subito sul parquet Luca Rolgic. Già 9 punti per il numero 4, ora in possesso del pallone. L'appoggio sempre per vie esterne. Del Sorbo cerca e trova Knezevic, si esce ancora per Rappoccio, vie esterne, la palla cerca di muoversi velocemente. Rolgic, buon tiro di Soresina e tripla mandata a bersaglio da parte del numero 4, che risponde in tempo reale, seppur con un minuto di ritardo. Il timeout chiesto a Soresina da subito benefici, esce stavolta bene proprio dal timeout. Rogic che ruba anche il pallone, prova a essere un fattore anche in difesa oltre che in attacco, dove ha già segnato 12 punti. Tentativo di idea di tiro per Rogic, poi altri pensieri. Ci pensa Meghete, stavolta è Federico Sassi costretto a chiamare il timeout. Altra tripla di Soresina, stavolta il timeout di Gallarate più 11 per la formazione di casa. Si aggiorna ora il punteggio al tabellone quando mancano 6 minuti spaccati. -10 il saldo dei tentativi da 3 punti, 4 canestri mandati in fondo alla retina, 2 dei quali proprio in questo momento. Prima Rolgic, poi Maghet, e di fatto Soresina è scappata, diciamo, prima della possibilità della formazione di Paolo Castellani di andare sulla doppia cifra di vantaggio. Una possibilità diventata certezza proprio ora nel secondo quarto, sul più 11, ovvero sul 31-20. Ricordiamo che anche Soresina ha un'assenza importante sotto i tabelloni, manca Roberto Chiacic, l'esperto lungo di Soresina, che ricordiamo con tante maglie in Serie A, tante presenze anche in nazionale, come ricordavamo, alcune delle quali anche alle Olimpiadi di Atene. Dall'altra parte invece sotto i tabelloni è Bellotti a provare a diventare un fattore. La panchina di
Gallarate può essere componente importante, già 6 punti di Ciardiello e 2 di Bellotti, entrambi entrati durante la partita. Federico invece trova soltanto il primo ferro del Sorbo, può recuperare il pallone, va in transizione, Bellotti cancella Knežević, scusate Maghet. Dall'altra parte però Rogic ancora con il tentativo da 3 punti, rimbalzone di Ciardiello al posto giusto nel momento giusto, forse una spinta da parte di Knežević con Ciardiello che aveva rallentato volontariamente la sua corsa per provare a subire il fallo da parte del numero 19. Si lotta sotto i tabelloni, Bellotti vuole dire la sua in questa partita. Cambio intanto nelle file di Gallarate, torna fuori Knežević, ritorna Roberto Cazzaniga. I centimetri del lungo numero 6 per provare a contrastare Bellotti, che era diventato un po' troppo un fattore evidentemente per, stando a quanto ha pensato la formazione ospite. Ancora una volta Bellotti bravissimo ad appoggiarsi su Maghette a trovare il canestro. Applaude dalla quarta fila il presidente Valentino. Perde la maniglia del Sorbo che chiede un intervento degli arbitri. Dall'altra parte Hidalgo con la tripla a bersaglio, 31-25. Del Sorbo alza la voce, la alza anche il presidente Gallarate dalla tribuna. Ne ha più facoltà essendo fuori dal campo. Le proteste del press di Gallarate ieri, il nostro ospite nel salotto di Diego Marturano ha chiesto un po' più di comprensione sostanzialmente da parte degli arbitri. Vedremo se sarà così, per il momento l'arbitraggio dovrebbe essere più che mai buono e adatto al livello di una pull salvezza. Brutta palla persa stavolta di Soresina, che sembra aver smarrito un po' la retta via. Allora Gallarate ne può approfittare restando in partita. Ciardiello tira anche questa e va da bersaglio anche questa. Luca Ciardiello, 31-28. Un solo possesso da rimontare per Gallarate, che ora è in difesa. Bellotti a far sentire i muscoli su Maghet. Ciardiello in foga agonistica. Un fallo ben speso, vedendo anche l'applauso di Federico Sassi, che apprezza il tentativo di pressione da parte del capitano Maghet per vie esterne su capitan Massari. Il fallo di Piccotti, è entrato anche lui a dare il suo contributo su Rappoccio. Primo fallo per il numero 17 Piccotti, mentre non vediamo in panchina ancora Calzavara, che probabilmente sta ancora prendendo le cure del caso e che evidentemente non sarà più della partita. Dall'altra parte risponde ancora colpo su colpo Massari, tripla di qua, tripla di là, mani calde da una parte e dall'altra. Gallarate sta tirando con il 6 su 10. Ciardiello, se mette anche questa ci alzavamo anche noi. Soltanto Ferro, poi lotta Bellotti e Federico e non riescono a convertire l'errore del loro capitano. Allora Cazzaniga attacca subito Bellotti, cerca fuori Rogic, poi Maghe con il tentativo a 3 punti, solo primo ferro. Ciardiello si spinge nell'altra metà campo un po' troppo velocemente, recupera il pallone Piccotti che trova fortunatamente le mani di Hidalgo. Hidalgo sfrutta il blocco di Federico, poi quello di Bellotti, può attaccare facendo fuori Cazzaniga, la parabola, l'arcobaleno di Hidalgo e ancora un time out in campo, stavolta lo chiama Soresina. Perché Gallarate è tornata a meno 4, prima era tornata addirittura a meno 3, sempre ad inseguire la formazione di casa, ma dal meno 11 che vi raccontavamo in precedenza al meno 4 di adesso. Evidentemente Soresina vuole parlarci su, coach Paolo Tramontano non ha gradito soprattutto le triple non così estemporanee di Luca Ciardiello, soltanto una, forse è stata una forzatura da parte del numero 13 di casa, ma dopo che mandi a bersaglio
tre tentativi da tre punti su quattro, sostanzialmente puoi anche concederti il lusso di prenderti il quinto tentativo praticamente su un piede solo. Avrebbe mandato giù praticamente tutto il palazzo di Gallarate. Un positivo esito, anche perché poi c'era una buona presenza a rimbalzo da parte della formazione di casa. Già 14 le carambole conquistate da Gallarate, le stesse che ha conquistato Gibertina, che ora può tornare nuovamente in attacco con Rolgic in rimessa e Massari, il capitano in maglia giallo-verde, in cabina di regia. Rappoccio ancora su Massari, la zona sembra dare buoni effetti, Rolgic solo ferro, Bellotti ancora una volta sentenza. La panchina è importantissima per Gallarate. Picotti cerca nuovamente Bellotti, bravissimo, gli sporca il pallone Massari, forse con un fallo, così chiedono i tifosi di Gallarate. Anche in questo caso c'erano un po' di mani addosso da parte di Gallarate. Battilana prova la rubata da dietro. In questo caso gli arbitri fischiano un fallo. Torna in campo del Sorbo al posto di Rappoccio, e di fatto Soresina torna col quintetto titolare, mentre dall'altra parte, eccezione fatta per Hidalgo, che verosimilmente giocherà tutta la partita, e ora subisce una spinta di Massari. Hidalgo che la fa vedere in maniera ampia, del Sorbo non entra benissimo in panchina. Lo staff di Soresina prova a spronare la squadra, che probabilmente si è un po' rilassata dopo il massimo vantaggio, ovvero il più 11 a tabellone. Ciardiello prova a servire Bellotti, capisce tutto del Sorbo in questo caso. Allora Massari prova ad attaccare il pitturato, cerca Rolgic che torna in mani del suo capitano, poi Maghe nel tentativo da tre punti, doppio ferro, palla sputata, Scazzaniga dà un altro possesso per Soresina, torna nelle mani di capitano Massari, prova a sfruttare ancora una volta il blocco di Scazzaniga. Del Sorbo non manda a bersaglio il tentativo a tre punti, fatica a segnare in questo momento Soresina. Dall'altra parte Battilana, marcato sempre da Del Sorbo, brutta palla in uscita da parte del numero 3, che si aspettava un'altra posizione da parte di Hidalgo. Torna Moraghi al posto di Bellotti, si spellano le mani i sostenitori di Gallarate, visto che il numero 6 è stato ampiamente un fattore. 4 punti, 3 rimbalzi, ma tanta presenza soprattutto sotto canestro per Gallarate. Massari cerca i centimetri di Cazzaniga, che gira il pallone, Rogic nel tentativo da 3 punti, Battilana a rimbalzo con Rogic che non trova neanche il ferro a spiegare l'anemia offensiva. Dall'altra parte Hidalgo, tiro da tre punti, non va, Moraghi a rimbalzo facendosi sentire anche sotto canestro. Ferruccio si arrabbia in panchina, Ciardiello con il fallo spegnendo la transizione di Massari. È già in bonus Gallarate, allora saranno due tentativi a cronometro fermo per Massari. Esce anche Ciardiello, anche in questo caso applauditissimo dal pubblico di casa. Servono i minuti anche di Mosele sul parquet, visto che non c'è più Calzavara. Dall'altra parte Massari manda a bersaglio il primo canestro dalla lunetta. Buono anche il secondo. E allora tornano 6 punti di vantaggio, 2 possessi pieni per il vantaggio. Bellissima la palla di Moraghi per Hidalgo, il lungo per il piccolo, gran canestro del numero 7 da due passi. La specialità della casa di Soresina diventa la specialità della casa di Gallarate, che ruba palla con Picotti. Ancora Hidalgo su Moraghi, torna però dal suo playmaker, Moraghi contro Cazzaniga, non una sfida semplice per il numero 19, che però vuole attaccare il lungo ospite, trova il canestro alle Moraghi, secondo canestro della sua partita, meno 2 per Gallarate. Soresina prova ad accelerare,
risponde Massari con la tripla. Sempre le triple a salvare Soresina quando Gallarate si riavvicina pericolosamente. Ora il fallo di Del Sorbo, buon fallo speso dalla Gilbertina, che ancora un altro fallo da spendere, aveva due falli da spendere prima del fallo commesso proprio dal numero 5 maglia giallo-verde. 25 secondi sulla fine, fino alla fine, non può tenere il pallone fino alla fine Soresina, scusate Gallarate ovviamente. Piccotti prova a mettersi in proprio, forse un tocco, Moraghi tiene vivo il pallone, gli arbitri non fischiano nulla. Moraghi chiede lumi, anche Federico Sassi chiede lumi. Meno di 10 secondi ora, Massari per l'ultimo tentativo da parte di Gilbertina. Del Sorbo va da Maghet, dimenticatissimo, ma non trova il fondo. Hidalgo prova col tentativo, oltre la sirena, oltre la sirena. Finisce qui il primo tempo, 39-34, con Ale Moraghi che ancora chiede un po' di falli. Finisce con il più 5 per Soresina, 39-34 il punteggio al tabellone, 12 di Rolgic che si è però spento nel finale, dall'altra parte anche 14 di Hidalgo e 9 di Ciardiello dalla panchina, la panchina che è fattore con Ciardiello e Belotti, mentre Hidalgo il miglior marcatore di tutta la partita, 14 punti Hidalgo contro Rolgic, per il momento vince Hidalgo, ma sta vincendo Soresina, 39-34, un po' di pausa anche per noi, poi torneremo con il racconto del secondo tempo.
una rinnovata buonasera dalla palestra di Gallarate, da parte di Paolo Zerbi, da parte di tutta Peppi Sport. Vi stiamo raccontando la prima giornata della full promozione, tra la sfida in particolare tra la Safco Gallarate e Gilbertina Soresina, come vendete a punteggio 39-34 per la formazione cremasca. Soresina aveva toccato anche il più 11 sul 31-20, poi sostanzialmente una grande reazione da parte dei ragazzi di Federico Sassi, soprattutto trascinati dal capitano Luca Ciardiello. Tre bombe mandate a bersaglio per il numero 13, che gli sono valse la conferma sul parquet, anche perché il colpo alla testa di Calzavara è più grave del previsto, quindi sostanzialmente rotazioni ancora più ridotte per la formazione di casa. Si abbassano anche le luci sulla palla persa di Fogato, dall'altra parte si torna in attacco con Del Sorbo, il tentativo in allontanamento, buono il taglia fuori di Moraghi su Cazzaniga, che favorisce il rimbalzo di un compagno. Moraghi si fa ingolosire dalla tripla, poi va nello scambio con Federico, ancora Moraghi, tanto spazio concesso al numero 19, battezzato da Cazzaniga. Ha ragione il lungo di Soresina, d'altra parte Rogic, anche lui un pensierino, poi torna Del Sorbo, palla in uscita su Massari, ancora per il numero 5 di Soresina. Brutto però il tentativo del proprio del numero 5, che attacca il ferro, poi non trova compagni, scarica là dove ci sono soltanto gli assistenti di Federico Sassi e di Ferruccio Pozzati. Gallarate ringrazia Hidalgo su Moraghi, il pallone ancora in uscita per Federico, ancora a cercare il proprio lungo di riferimento. Cazzaniga caccia ancora il pallone, ha ragione lui. Palla rubata, un po' di fatica per Moraghi, che trova un altro lungo con ancora più centimetri del numero 19. Probabilmente i chili premiano più Moraghi, che forse tira un po' il sospiro di sollievo per non incontrare Roberto Chiacic, squalificato, infortunato a causa di uno stiramento. Hidalgo ancora con un pizzico di fortuna, poi però si ritrova il pallone tra le mani, di fatto con nessuno davanti e soltanto il canestro. Allora dice tante grazie, punto numero 15, punto numero 16, miglior marcatore della partita, già raggiunto dopo due minuti di gioco nel secondo tempo il suo punteggio di media. Gallarate torna a meno 3 con la possibilità, dopo l'errore di Maghetti, di addirittura di pareggiare. Si va però da Moraghi, forse il meno fallo su Moraghi, viene punito con un fischio da parte dei direttori di gara, che puniscono Maghetti. Invece il fallo viene fischiato Del Sorbo, è il terzo fallo del numero 5. Qualche piccolo problemino di falli, il primo giro in lunetta da parte di Ale Moraghi non frutta punti, un tentativo e un errore per il momento per il numero 19. 0 su 2 per Ale Moraghi, abituato solitamente a dare punti anche a cronometro fermo. Ricordiamo anche un 8 su 10 proprio in una partita casalinga contro Opera. Buono il rimbalzo, fatica a trovare la via del canestro Soresina. Gallarate sempre aggrappata alla partita, sempre in scia sostanzialmente della formazione cremasca. Ciardiello non può esentarsi dal tirare, il ferro dice no. Moraghi prova a contestare un pallone già preda di Del Sorbo. Del Sorbo ha ben altra stazza su Federico. Gli arbitri non fischiano nulla, va in contropiede Hidalgo con la finta su Cazzaniga. Cazzaniga si spiega con uno dei due arbitri sotto canestro. Bellissima la soluzione di Hidalgo Quiroz. 18 punti nella partita e 8 su 10 dal campo. Un solo errore da 2, un solo errore da 3, per quello che è anche 6 rimbalzi e 5 assist per il
numero 7 stavolta lanciato in contropiede dopo il recupero di Ciardiello e il pallone conquistato da Giacomo Fedrigo, poi il lancio lungo in stile NFL da vero quarterback il numero 18. Quando mancano 7 minuti alla fine del terzo quarto, i timeout vengono chiamati in maniera molto precisa da parte delle due squadre. Anche prima a cronometro fermo segnava 6 minuti netti nel secondo quarto, ora è 7 netti a tabellone. Quel che più importa è il punteggio che vedete sotto, ovvero 39 per la squadra ospite che comunque continua a tenere la testa avanti, e 38 per Gallarate. Ora chiamata alla difesa, ma applaude alla mia destra dove attaccherà ora Soresina tutto il pubblico di fede gallaratese. Torna in attacco però Soresina con Massare, con il quintetto titolare un po' da Del Sorbo, Cazzaniga, Maghet e Rolgic. Ovviamente si è un po' spento, come avevamo detto, però il numero 4 Maghet prova con la tripla, sempre una tripla in uscita dal timeout, sempre a ricacciar via Gallarate una volta che i biancoblu tornano praticamente a contatto. È stata un fattore, una componente importante nel primo tempo, sembra esserlo anche nella ripresa. Moraghi attacca ancora a Cazzaniga, va col gancione, poi cerca e trova il suo stesso rimbalzo buttandosi indietro, trova il fallo alle Moraghi da parte di Cazzaniga. Secondo gli arbitri il fallo è arrivato prima che il numero 19 buttasse il pallone verso canestro, quindi soltanto rimessa dal fondo ancora per Ale Moraghi, che cerca e trova Hidalgo Quiroz, poi Ciardiello, secondo tentativo non è andato a buon fine da parte del capitano. E allora può attaccare nuovamente Soresina con Massari, che cerca e trova Maghet. Maghet fa saltare alle Moraghi e manda a bersaglio la seconda tripla consecutiva. Scappa via ancora Soresina, 6-0 di parziale, tutto firmato da Fabio Maghet, l'esterno con il numero 29 sulla schiena. Manda a bersaglio due triple, prova a rispondere dall'altra parte Fogato, il ferro ancora una volta dice no. Devono essere le triple il fattore di questo terzo periodo. Due bombe per Soresina mandate a bersaglio, tre quelle gli errori invece da parte di Gallarate. Tornata a meno 7, ora costretta a difendere sempre su Maghet. Cazzaniga trova un buon rimbalzo offensivo, pesca Rolgic sugli esterni, stavolta la tripla non va a buon fine. Il doppio ferro dice no al talento con la maglia numero 4. Brutto il passaggio di Fogato per Fedrigo, tanti giocatori nel pitturato di Soresina. Allora può attaccare ancora una volta Massari, che cerca e trova Del Sorbo, altra tripla di Soresina, più 10 per la formazione giallo-verde. Allora Federico Sassi richiama timeout, dal 39 a 38 è 9-0 di parziale aperto per Soresina. Due triple di Maghetto, ora una di Del Sorbo, e di fatto Maghetto che ha raggiunto la doppia cifra, così come Rolgic. Del Sorbo che ha trovato il suo secondo canestro dal campo, il primo tentativo da tre punti mandato a bersaglio. Allora Federico Sassi vuole parlarci su, soprattutto vuole fermare la verve dei cremaschi. Come avete potuto vedere, fino al momento non è ancora entrato sul parquet e probabilmente non entrerà Emilio Banic. L'aggiunta di Soresina per questa seconda parte del campionato, pochi allenamenti, o meglio nessun allenamento in questa settimana. Lui che aveva debuttato proprio settimana scorsa. Intanto vedete che Paolo
Castellani prova a dare comunque la scossa ai suoi giocatori, il coach di Soresina, che può comunque stare un po' più tranquillo visto che appunto la sua squadra è tornata ad avere la doppia cifra di vantaggio. Hidalgo allora col jumper, poi il fallo di Maghet proprio sotto il tabellone nel tentativo di contendere il rimbalzo a Moraghi, in realtà il fallo è di Massari, sempre nella lotta rimbalzo con il numero 19. E allora resta in attacco Gallarate con Fogato, che scambia proprio con Ale Moraghi. Fogato prova ad andare nel pitturato, cerca ancora il suo lungo, poi Fogato cerca Fedrigo, Moraghi lancia sul pallone come riesce. Due punti, anche un pizzico fortunosi, ci vuole anche questo però per restare aggrappati alla partita. Mentre invece l'abbiamo chiamato, Emilio Bagnic è pronto sul cubo del cambio per dare minuti di qualità sul parquet, probabilmente non ha tanti minuti visto i pochi allenamenti proprio con la maglia di Soresina. Dall'altra parte però Luca Rogic, quarta tripla mandata a bersaglio in fila per Soresina, che torna a più 11 dal 31-20, ne avevamo raccontato prima, 51-40. Ora Fogato attacca, poi manda fuori il pallone per Hidalgo, si spenta un po' però l'attacco di Gallarate. Eccolo qua l'esordio nella partita per Emilio Banic. Banic attacca il pitturato, poi esce per Massari, Soresina che può allungare, palla sporcata su Cazzaniga, però ancora il tentativo da tre punti, bravo Fogato a contendere il rimbalzo a Cazzaniga e a permettere il rimbalzo di squadra da parte di Gallarate. Ciardiello va per la tripla, il ferro la sputa fuori, non fortunata sicuramente Gallarate in questo secondo tempo. I tentativi da tre punti non sono ancora andati a buon fine. Fedrigo allora col giro e tiro smuove il tabellino e si smuove da quota 40, ma dall'altra parte ancora Banic, sempre con le triple, anche se forse è arrivato da due punti. Il piedone del numero 24 ex Palmilano evidentemente pestava la linea a tre punti, poco cambia. Dall'altra parte invece il fallo di Massari, secondo fallo, entra Knezevic nel frattempo, che andrà a sostituire Cazzaniga con un quintetto un po' più basso rispetto a quello con il lungo ex Pallacanestro Varese tanti anni fa, poi tanto girovagare soprattutto in Lombardia. Fogato trova Ciardiello che vuole mettersi in proprio, lo step back e il canestro mandato a bersaglio dal Barba. 53-45 il punteggio, due minuti da giocare in questo terzo quarto. Gallarate che vuole restare in partita, Banic altre idee, ma viene marcato sempre dal capitano di Gallarate. Banic cerca e trova Rogic, Fedrigo trova il rimbalzo però con il doppio ferro che nega la gioia dei punti al talento con la maglia numero 4. Un solo canestro in questo secondo tempo, lui che quota 15 punti dal miglior marcatore di ancora Ciardiello, che ci zittisce su tutte le statistiche che stavamo dando. 15 punti anche per il capitano di Gallarate, 5 su 10 dal campo, 5 su 10 da tre punti. Ora il fallo forse proprio del numero 13, che si accusa, in realtà dice agli arbitri avevo le braccia su, fatemi divertire anche un po' in difesa visto che in attacco mi sto divertendo tantissimo. Il meno 5 firmato dal capitano, 18 i punti di Hidalgo, 15 di Ciardiello, 33 in 2.
33 punti su 48 totali sono firmati dai due esterni di Federico Sassi, che può ancora dire di essere in partita. Dall'altra parte Maghet ha altre idee, ma scheggia soltanto il ferro. Bravo Federico a tenere fuori Knezevic e a prendere il rimbalzo. Picotti sfrutta il blocco di Bellotti, tornati anche i cambi di Federico Sassi. Rogic ha altra stazza rispetto a Bellotti, ha anche altre idee rispetto al fischio di uno dei due direttori di gara. Era vicino a una recuperata Soresina. Esce Ciardiello. 15 i punti del capitano, con 5 su 10 dall'arco. Ottimissima la prova del capitano. Bellotti manda a bersaglio il primo libero. Ancora un tentativo per il numero 6, 1 su 2 soltanto, ma Gallarate resta aggrappata alla partita, meno 4. È un po' come il match con Milano 3, anche se sembra molto più in partita. Bravissimo Picotti, poi il pallone resta però a Soresina. Banish va con la tripla e ancora una volta il talento offensivo degli esterni di Soresina permette alla formazione cremasca di metterci una pezza. Paolo Castellani non è così contento dei suoi, anche se comunque resta più 7. Hidalgo punta e allontana Rappoccio, altri 2 per il talento con la maglia numero 7. Ancora meno 5, Soresina andrà per uno degli ultimi tiri, discrepanza di 7 secondi più o meno. Gallarate ha tanti falli da spendere, ne spende uno Bellotti che spinge Banic. Esce proprio Banic nel frattempo. Buono comunque il suo apporto, una tripla e mezzo sostanzialmente per il numero 24, visto che praticamente ha tentato due tiri dalla distanza. Uno pestava però la linea da tre punti, e quindi è un canestro da due. Federico ruba una palla preziosissima, può lanciarsi in contropiede, arriva Bellotti, non lo vede, allora torna sui suoi passi. Mancano solo 7 secondi, Picotti vuole mettersi in proprio, punta Rappoccio, una bella idea. Hidalgo ruba palla, forse subisce fallo il numero 7 da parte di Del Sorbo. I due si spiegano, Del Sorbo aveva clamorosamente perso il pallone con 96 centesimi sulla sirena. Rappoccio prova un tentativo impossibile, tant'è resta a contatto Gallarate quando mancano 2 minuti, scusate, quando si stanno disputando i 2 minuti di riposo, quando mancano 10 minuti alla fine della partita. 17 pari il saldo del terzo periodo, 56-51 il saldo totale. Gallarate resta a meno 5, un piccolo break anche per noi, poi torniamo per l'ultimo quarto decisivo.
Ultimi 10 minuti della prima giornata della Pur Salvezza nella sfida tra Gallarate e Pur Promozione. Sì, qua si mischia tutto. Abbiamo parlato prima anche della sfida tra Opera e Palmilano, con la vittoria di Opera arrivata proprio nel pomeriggio, 68-55 per la formazione del girone ovest. Oggi si capirà un pochino di più, si avranno delle prime sensazioni riguardo le forze delle squadre sia di est sia d'est che ad ovest. Ma restiamo appunto qua. Cabellotti cancella del sorbo, gran stoppata del numero 6, è rientrato in campo Banic. Nel frattempo medicato, aveva preso un colpo, ci va anche un po' di sangue evidentemente dal gomito del numero 24 del Solbo. Tanto ritrova Banic con la tripla, ancora una tripla mandata a bersaglio da Banic, l'ex giocatore di Palmilano, un fattore dalla panchina, così come un fattore anche la panchina di Gallarate. Non dimentichiamolo, Bellotti e soprattutto Luca Ciardiello con 15 punti. Federico ritrova Bellotti, ma non è buono, infrazione di passi del numero 18. Il fischio del direttore di gara più lontano. Dicevamo di quanto ha inciso Banic dalla panchina. Poco più di 4 minuti, 8 punti. Se ne giocava 40, ne faceva 80. Rapportato. Ovviamente non è mai così, però è per darvi un attimo un'idea. Rappoccio intanto in cabina di regia, cerca e trova Luca Rodic. Palla fuori per Del Sorbo che tira da casa sua. Solo il ferro, Banic fattore anche a rimbalzo, poi lotta su tutti i picotti. Bravissimo a contendere il pallone. C'è anche un fallo. Bravissimo il numero 17, applaude il press di Gallarate che non vedete nelle nostre immagini, ma fidatevi, è là poco più a destra rispetto al direttore di gara, ora lo vedete quasi da ultras, nello spingere però i suoi ragazzi, nel provare a farli restare in partita il più possibile. Ricordiamo che Soresina ha chiuso terza a est il suo raggruppamento. Gran palla sotto per Battilana, bravissimo a far saltare Del Sorbo con la finta. Primi punti per Battilana, 22 punti dalla panchina per Gallarate, un fattore visto che non c'è Calzavara, visto che Fogato ha ancora trovato canestri in questa serata. Banic ancora una volta da tre, capisce che il suo tiro è sbagliato, va nel tentativo di rimbalzo, poi viene servito ancora da Rappoccio, ancora un errore però da parte di Soresina. Allora Hidalgo può attaccare con Gallarate sotto di 6, spinge il numero 7 contrastato da tre giocatori. Ciardiello tira da casa sua, solo ferro, va a rimbalzo Bellotti, quasi autocanestro di un giocatore di Soresina, le stiamo vedendo tutte, è carnevale ma non sono scherzi quelli che vedete in campo. Ciardiello tira anche tutto quello che gli capita, ma se non tira oggi salta Battilana. Il volo del numero 3 torna in cabina di regia Enrico Massari, che dà un po' di fiato a Luca Rodic. Resta in attacco allora Soresina. Rappoccio passa per Del Sorbo che cerca e trova Banic sotto canestro. Il fallo di Picotti che manda giù il braccio, fallo che nonostante il no del numero 17 sembrava esserci tutto, anche un po' di palla da parte del numero 17, ma anche un po' di braccio, onor del vero. E Banic dedicando al cielo. Trova punti importanti. Di fatto coach Castellani, finché ha potuto, ha tenuto in panchina il suo talento arrivato soltanto 2 settimane fa, poi di fatto dovendo già rinunciare a Roberto Chiacci, ci ha detto: sai che c'è, entra in campo, risolvimi un pochino questa partita. Più 8 intanto per
Sorresina, sono 10 punti di Banic. E una, arriva anche una persa per Gallarate. Bellotti lotta, viene sporcato il pallone. Si applaude per caricarsi. Lo speaker chiama anche a raccolta i piccoli di Gallarate nel pulire il parquet, visto che Bellotti era, poi si era buttato a terra per tentare di salvare il salvabile. Diamo un po' di cifre nel frattempo: 20 punti di Hidalgo e 15 di Ciardiello, gli unici due giocatori in doppia cifra per Gallarate. Dall'altra parte 10 di Banic, 11 di Maghet, 15 di Rolgic, con i 10 di Banic arrivati dalla panchina con poco più di 5 minuti giocati. Massari sfrutta il blocco di Cazzaniga, ora può attaccare il ferro, arriva Banic contrastato da Piccotti, ma trova i suoi 12 punti, i suoi 12esimi punti. Che impatto per Banic sulla squadra, sulla partita. Ora scivola, lascia Ciardiello libero di colpire, tripla. Banic scivola forse proprio sul sudore non asciugato in precedenza. Ciardiello ringrazia, manda a bersaglio la 18esimo punto della sua partita, secondo miglior marcatore di tutta la partita, il primo è Hidalgo. I due migliori marcatori sono di Gallarate, ma davanti c'è Sorresina ancora, che tiene 7 punti di vantaggio. Il tentativo di Sorresina non va a buon fine, Bellotti fa la voce grossa a rimbalzo. Hidalgo attacca per un attacco importante, torna al suo capitano, il capitano torna ancora da Hidalgo che non ci pensa due volte, anche lui va con il tentativo da tre, solo ferro. Allora Sorresina può respirare, mentre potrebbe tornare sul parquet il numero 29 Maghet. Intanto c'è Massari però che riceve ancora il pallone da Bruno Rappoccio. Ancora Massari a cercare Banic che torna da Rappoccio, forse un falletto da parte di Hidalgo. Rappoccio va col giro e tiro, poi ancora Bellotti a far la voce grossa sotto rimbalzo. Piccotti tiene vivo il pallone che sembrava destinato a Ciardiello. Piccotti va a fine in fondo. Gran canestro di Piccotti, gran canestro del numero 17. Sassi chiama la difesa a uomo, uno contro uno. Allora Hidalgo su Massari che passa dalle mani di Rappoccio, salta secco Ciardiello che prova a recuperare il pallone in uscita. Ciardiello va da Hidalgo, Hidalgo punta Massari, vuole andare fino in fondo, forse il fallo di Cazzaniga. Arriva il fallo di Cazzaniga. Castellani si accusa per il suo lungo, il numero 6 non ci stava. Meno 5 Gallarate, palla in mano, quando mancano 5 minuti e 12 secondi. Io non so come andrà a finire questa partita, non sono un veggente, quel che è certo è che finora Federico Sassi, il presidente Valentino e tutto il pubblico di Fede Gallaratese non può che essere contenta per la prestazione della formazione di casa. Ciardiello scheggia il ferro esagerando forse un pochino dall'altra parte del sorbo. Riceve ancora il pallone da Maghet, pallone che è ancora sotto il passerelle del numero 5, che poi cerca ancora il numero 29 sugli esterni. Buona la difesa di Pattilana su Maghet, Maghet lo fa saltare, il passo in avvicinamento, poi il rimbalzone del numero 3 sull'errore del numero 29. Hidalgo può attaccare dall'altra parte. Non c'è un attimo di respiro in una sfida bellissima in questa prima giornata della pool promozione. Terzo fallo di Massari su Hidalgo, bravissimo a far vedere le spinte, i trattamenti di favore, diciamo così, che gli riservano spesso e volentieri i difensori ospiti, oggi più che mai, visto che Hidalgo è il miglior marcatore di giornata. Ma si iscrive alla partita anche Piccotti, galvanizzato dal canestro in avvicinamento in prima. Ora il jumper vincente, meno 3 Gallarate. Chiamata ora la difesa su Sorresina del sorbo, cerca Cazzaniga, lontano da canestro però il numero 6 ci si avvicina puntando Bellotti, che si dispera. A molti più centimetri però il numero 6 contro il numero 6 di Gallarate. Torna in attacco Hidalgo, con Gallarate ancora costretta a recuperare.
va da solo, ma Cazzaniga è il doppio praticamente, lo mura e tiene vivo il pallone. Rogic perde il sorbo, troppo solo, la tripla del numero 5, esulta la parte sinistra della palestra, più 8 per Soresina, ancora una volta le triple a salvare e a tenere viva la formazione giallo-verde. Salvare non sarebbe stato corretto, visto che praticamente Soresina è stata sempre avanti. Di fatto Gallarate sta vendendo cara la pelle. Ricordiamo che Niccolò Croce è squalificato per 2 turni, era in panchina, scusate, in tribuna. In panchina non c'è più Calzavara, che ha giocato 2 minuti e 29, poi un colpo alla testa. Chiederemo poi Lumi dopo la partita. Seguite anche le nostre interviste sia a coach Federico Sassi che a coach Paolo Castellani. Sicuro Soresina ha capito che deve trovare tutto il suo talento per avere ragione di Gallarate in questa partita, e soprattutto ha dovuto ricorrere a Banic. Pensate un po', tolti i 12 punti di Banic, sono solo 3 i punti dalla panchina da parte di Soresina, dall'altra parte sono 29 i punti dalla panchina di Gallarate, che chiaramente ha molto meno del quintetto, anche perché appunto noi abbiamo detto ha perso Calzavara dopo praticamente 2 minuti e mezzo. Attacca Hidalgo con 8 punti da recuperare, 3 minuti e 40 sul cronometro. Hidalgo cerca Bellotti, bravo con Del Sorbo. Del Sorbo però sporca il tiro del numero 6, che chiedeva un fallo. Non è dello stesso avviso né uno né l'altro dietro di gara. Massari fuori per Rogic, Cazzaniga gira per Maghè, bravo Hidalgo a sporcare Massari. Massari dice che l'ha toccata Hidalgo. Il direttore di gara dice che non ha avuto il possesso. Non sono contentissimi ovviamente i tifosi di Soresina, che non le mandano a dire agli arbitri, anche perché con 8 punti e soprattutto con 3 minuti e 20 da giocare la partita è tutt'altro che finita, anzi, soprattutto se Gallarate è viva come ha dimostrato in precedenza. Ciardiello chiude il palleggio, poi va da Battilana, tripla solo Ferro. Bellotti lotta come può, ma il pallone è preso da Del Sorbo, calamitato da Del Sorbo, che fa ragionare il suo playmaker. Massari proprio al numero 5, forse un colpo in faccia da parte di Picotti, che difende alla meglio proprio su Del Sorbo, lo costringe al secondo ferro, poi una spinta su Luca Ciardiello, arriva in bonus ora Soresina, torna sul parquet Ale Moraghi al posto di Bellotti. Difficile per Federico Sassi fare scelte, perché da un lato c'è un Ale Moraghi che per tutto l'anno è stato un fattore con quasi 12 punti media partita e quasi spesso e volentieri autore di doppie doppie in termini di punti a rimbalzi. Certo che oggi Bellotti è stato un fattore soprattutto nel primo tempo, quindi comunque giusto anche dare minuti al numero 6, Hidalgo, sempre con 8 punti a recuperare, sempre 68-60 per Soresina. Hidalgo prova a mandare al bar Del Sorbo, ma il tentativo da 3 punti non va a buon fine. Moraghi fa valere i suoi centimetri sotto canestro, non riesce però a convertirli in punti. Rogic dall'altra parte manda Maghè in contropiede, Rogic sul rimbalzo offensivo trova i 2 punti che valgono la doppia cifra di vantaggio, che costringono Federico Sassi al time out. Ancora una volta dal meno 8 si è potenzialmente, poteva andare a meno 5, il tentativo di Hidalgo Quiroz era più che mai ottimo dopo che aveva spedito con 25.000 finte. Del Sorbo prima a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra, non ci avevo capito niente io da qua, figuratevi Del Sorbo là. Poi però Ferro e Tabellone non sono stati amici del numero 7. Lo dicevamo prima, il canestro di Rolgic adesso sembra essere quasi sentenza, visto che i punti di vantaggio sono 10 con poco più di 2 minuti da giocare.
Cioè, dicevamo prima, Soresina si è presentata a Gallarate da terza forza est e Gallarate ha venduto cara la pelle. Certo è che continua un po' il problema nel fare canestro o comunque nel trovare punti, anche oggi sono 60 al momento i punti segnati da Gallarate. Hidalgo nel frattempo cerca e trova Ciardiello, non ci pensa due volte, la tripla del capitano che scrive 21 nella sua partita, scrive 63 per quel che riguarda Gallarate, ha tirato soltanto da 3 punti, 7 su 14 con i piedi oltre l'arco. Hidalgo va in pressione anche perché ha speso solo un fallo di fatto Gallarate, ora il secondo con Hidalgo, il primo della sua partita. E di fatto non essere in bonus paradossalmente può essere uno svantaggio per Gallarate, visto che poi sarà costretta verosimilmente a fermare il tempo. Adesso va ancora con la difesa forte, però la formazione di casa con Massari che cerca però di trovare del sorbo. Soresina va in attacco, Cazzaniga addirittura col tentativo da 3 punti, solo ferro, ma del sorbo recupera un gran rimbalzo con l'aiuto di Maghet. Cazzaniga passa ancora per Massari che sfrutta il blocco del suo numero 6, poi cerca e trova Rogic che attacca il ferro e con il jumper trova il canestro che potrebbe far calare il sipario sulla partita, più 9 per Soresina. Prova a crederci ancora Gallarate, Hidalgo, la frittata di Cazzaniga cercando il pallone quando ormai Hidalgo era andato praticamente a canestro. 2 punti per Hidalgo e ora il tentativo dalla lunetta solo dopo il time out, però perché Soresina vuole parlarci su. Hidalgo può scrivere il meno 6 quando adesso il tabellone recita 72-65 per la formazione ospite in maglia giallo-verde che vedete radunata dalle parti di Paolo Castellani alla sinistra dei vostri schermi, mentre invece Gallarate a destra con Federico Sassi che prova a disegnare le ultime soluzioni. Non semplice recuperare 7 punti, anche se uno può arrivare a cronometro fermo. Dicevo non semplice visto che peraltro Gallarate ha speso soltanto 2 falli, potrebbe essere costretta a spenderne velocemente per poi mandare in lunetta Soresina. Si torna sul parquet. Il pubblico di casa prova a spingere la sua squadra. Hidalgo dalla lunetta per il tiro libero aggiuntivo, buono il suo canestro, prova con la difesa forte ma lasciano spazio del sorbo, ma meno 6 per Gallarate, palla nelle mani di Soresina. Ciardiello in difesa su del sorbo che torna da Massari, poi Rogic, Beona la recupera da parte di Picotti, forse un fallo di Maghet, non sono dello stesso avviso gli arbitri. Hidalgo con un possesso importantissimo per restare in partita, Hidalgo marcato da del sorbo, lo manda ancora via, Ciardiello vuole andare però da solo, solo primo ferro, allora forse si spegne qui. Si spengono lì le possibilità, si spengono sul ferro le possibilità di Gallarate di rimontare la partita. Ciardiello costretto a spendere il fallo. Si sta spegnendo tutto invece a me. Tant'è. Brutta palla persa di del sorbo e Maghetta. Allora c'è ancora speranza per Gallarate, deve fare in fretta però. Picotti cerca e trova Moraghi sotto canestro. Forse un fallo, il tap-in vincente però di Ale Moraghi. Meno 4, 17 secondi però. Ciardiello non vuole spendere fallo visto che ne avrebbe avuti 5 poi dopo. Rogic fa passare tutto il tempo ed è praticamente finita. Hidalgo lo spende adesso il quarto fallo di squadra a Gallarate. 5 secondi e mezzo.
Avevamo detto che poteva essere un problema per Gallarate. Applaude però il pubblico di casa, applaude ovviamente anche il pubblico di Fede Sorresina che può esultare. Finisce 72-68, finisce con la vittoria di Sorresina, finisce con una, comunque con una gran partita da parte di Gallarate, che ha provato a vendere cara la pelle con i 23 punti di Hidalgo, i 21 di Luca Ciardiello, dall'altra parte 19 nel suo standard da parte di Luca Rolgic, 11 per Maghete del Sorbo, e poi il man of the match è stato sicuramente Emilio Banic, 12 punti dalla panchina in 7 minuti e 40, ovvero quando c'è stato bisogno. Paolo Castellani ha detto pensaci tu per favore, lui ha detto va bene comandante, è entrato. 72-68, buona la prima per Sorresina, un buon match per Gallarate. Restate in collegamento con noi per le interviste ai due allenatori. Da parte di Paolo Zerbi, da parte di Baby Sport è tutto, arrivederci.